Dove sei? Ti cerco da un anno e non so cosa fare. Ci siamo lasciate con la promessa di sentirci e vederci il giorno dopo. E poi? Purtroppo sono certa che qualcuno ti abbia fatto del male. Se serve ancora a qualcosa, faccio un appello a chissà e non parla. Liberatevi la coscienza. Parlate. Aiutate una mamma disperata a ritrovare sua figlia. Il silenzio vi logorerà nel profondo. Questo appello è stato lanciato da Giorgeta Cruceanu, madre di Andrea Rabciuk. Sua figlia, campionessa di tiro a segno di origini romene, è scomparsa il 12 marzo del 2022, dopo aver trascorso la notte con il fidanzato e due amici in un casolare di Monte Carotto, Ancona. Da quel giorno è passato un anno, ma di lei ancora non si sa nulla. Per la scomparsa della ragazza, la procura ha indagato il fidanzato Simone Gresti, sospettato di sequestro di persona. A questa contestazione è stato aggiunto anche lo spaccio di droga. Secondo gli investigatori, Gresti avrebbe ceduto droga alla fidanzata la notte della scomparsa. L'uomo aveva detto di essersi allontanato dal casolare verso le 4 del mattino per comprare delle birre. Sarebbe andato con l'amica presente con loro al festino. Andrea sarebbe rimasta al casolare con il quarto membro del gruppo. Secondo la procura, Gresti non sarebbe andato a comprare le birre. È un'ipotesi, dato che non ci sono prove. Le perquisizioni nell'abitazione e sui mezzi con cui l'uomo rintracciava la droga hanno dato esito negativo, come per tutti gli accertamenti sul reato di sequestro di persona. Per questo Simone Gresti, tramite l'avvocato Emanuele Giuliani, ribadisce di non avere nulla a che fare con la scomparsa di Andrea. Ammise di aver litigato con lei quella notte. Secondo lui, la ragazza se ne sarebbe andata dal casolare proprio dopo quel litigio. Gresti respinge anche l'accusa di spaccio. La scomparsa di Andrea rimane un mistero. Il cellulare della ragazza è rimasto al fidanzato. Lui sostiene che sia stata la stessa Andrea a lasciarglielo prima di scomparire. Dalle indagini è emerso che la ragazza stava attraversando un periodo delicato. Era determinata a cambiare vita. Voleva allontanarsi da un giro di frequentazioni che l'avevano portata sulla cattiva strada. Negli ultimi tempi stava vivendo una vita eccessivamente caotica. Alcuni suoi amici hanno rivelato che la ragazza avrebbe confidato loro delle sue difficoltà. Si era soffermata sui tre uomini che frequentava: il fidanzato, il suo ex Daniele Albanesi e l'amico Omar Carlin, hanno detto gli amici di Andrea. Il 9 marzo le avevamo fatto capire che non doveva frequentare persone di 40 anni. Di Simone aveva raccontato che era un violento, che la madre di lui la chiamava zingara rumena. Andrea era presa da Daniele, anche se ribadiva di essere sfruttata dallo stesso Daniele, da Omar e da Simone. Andrea ci aveva detto che Simone e Omar parlavano con gli spacciatori marocchini perché lei li aveva visti dietro a un parco dove Omar l'aveva portata un giorno. Molte volte la obbligavano a usare prima lei le dosi per poi farne uso loro. Il 9 marzo, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci aveva detto una frase che ci ha fatto preoccupare. Prima o poi mi faranno fuori.